Ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Io sono Michela, questo è il mio piccolo mondo dove stacco un po' dalla routine di tutti i giorni, della vita quotidiana, problemi, corse e quant'altro per dedicarmi a ciò che amo, al mondo beauty e alle mie passioni. Se vi fa piacere, mi raccomando, iscrivetevi al canale, basta cliccare al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella in modo da non perdere le prossime uscite e ovviamente vi aspetto anche su Instagram. Vedrete il mio nickname scorrere qui sopra impressione, intanto c'è la gattina che si vuole arrampicare, ma è una fifona. E qui sopra impressione trovate il link diretto anche sotto nell'info box, vi aspetto anche su Instagram se vi fa piacere, avremo modo di interagire di più rispetto al solo canale e conoscerci meglio. Video spacchettamento, mi sono fatta un piccolo regalo, un autoregalo per Natale. C'erano delle cose che volevo prendere da Pink Panda, e, anzi una cosa che volevo prendere è terminata purtroppo, quindi ho dovuto prendere qualcos'altro, però comunque si trovano sempre belle cosine nel sito, ci sono tante belle offerte, soprattutto in questo periodo. E quindi ne ho approfittato anche perché c'era la Mystery Bag, quella edizione natalizia, eccola qua, che andremo ad aprire insieme, sono troppo curiosa. E quindi ne ho approfittato e ho fatto un piccolo ordine perché spendendo mi sembra 39 euro, c'è la Mystery gratuita con 5 prodotti all'interno, e siccome quelli della box di edizione che hanno fatto ad Halloween mi sono piaciuti un casino i prodotti che ho trovato all'interno, ho deciso di prenderla anche questa volta. Ma prima di andare a spacchettare la Mystery Box, intanto oggi ho avuto un turno al Toys devastante per il volontariato, sono stanchissima. E prima di aprirla andiamo a vedere, vi faccio vedere insomma le cosine che ho ordinato. Ci sono delle novità per quanto riguarda il make-up, è la prima volta che le prendo, così le swatchiamo insieme, le proviamo insieme. In questi giorni poi comunque cercherò di provare e di provare tutti i prodotti in modo che magari poi vi saprò dire su Instagram cosa ne penso. Vediamo se ho le forbici qui. Ma mi sa di no, come al solito me le sono dimenticate. Prendo le forbici per aprire tutto e vi mostro. Allora, quindi iniziamo subito a mostrare le cosine che ho preso. Come prima cosa vi mostro questo, che è un siero esfoliante delicato. Vediamo se trovo anche l'italiano. Qua no. Comunque è un 30 ml, cioè lo spagnolo, che è abbastanza simile, dovrebbe essere un siero delicato, appunto esfoliante con acido lattico. Boh, non si capisce niente, vediamo se dentro c'è qualcosa. Comunque sul sito c'era comunque scritto anche in italiano, nel caso non ci sia dentro niente, no. Vabbè, dovrebbe aiutare a mantenere l'equilibrio microbiologico della pelle. È stato fabbricato in Spagna, ha un paio di 9 mesi. Mi sembra di capire che si può usare tutti i giorni. Prima della crema, comunque è fatto in questo modo. Lo faccio vedere, il prezzo non me lo ricordo, ma come al solito semmai lo scrivo. Ah, ecco qui c'è la cosa, siero viso esfoliante, stava in offerta a 4 euro, no, stava 7,99 euro, però c'era lo sconto sul sito e quindi l'ho pagato 4 euro e è un bel formato, appunto perché sono 30 ml di prodotto. Lo proverò sicuramente, poi mi leggo bene sul sito come va utilizzato, insomma in questi giorni lo provo. Poi della Weibo, è la prima volta che prendo qualcosa di questo brand, ho preso la base occhi. La base occhi. Che c'è? Mao? E dice che all'interno ha la vitamina E, e questa stava in offerta a 2,99 euro, dovrebbe essere a barattolino tipo i correttori, per farci capire. Eccolo qua. Un pochino piccolo piccolo. E questo è
il prodotto all'interno. Questi giorni lo provo e vi faccio sapere insomma cosa ne penso. Poi, per arrivare alla cifra per prendere la Mystery Bag, ho preso anche, mancava pochissimo, quindi ho preso anche una matita per le labbra dello stesso brand, sempre Wibo. E questa stava 1,99 euro, l'ho scelta in questo colore anche se non si vedevano molto bene le colorazioni dal sito, ma però sembra molto scorrevole. Vediamo se c'è il nome sulla matita. No, matita labbra nude lip, la numero 2. Ah sì, infatti c'è il numero 2, eccola qua. Non sembra male anche questa, sempre dello stesso brand. Io avevo puntato un kit natalizio con delle palette della Revolution, ma ahimè sono finite quando mi sono decisa a fare l'ordine, quindi ho puntato questa palette che è sempre della Weibo, e questa è la mia My Treasure Shadows Palette. Bellissimo il pack in plastica rigida con questi diamanti. Dietro possiamo vedere gli swatch e i nomi dei colori all'interno, ha un bello specchio grande e questi sono gli ombretti. Questa stava in super offerta a 13,49 euro. Adesso facciamo semmai qualche swatch, tipo questo. Sembra male, mi faccio qua. Questo verde, wow, mazza che bella, raga, molto bella, non l'avrei mai detto. Proviamo questo particolare. E poi proviamo un matte, questo rosso. No, vabbè, wow, ma è fantastica. Questi sono alcuni swatch della palette. Questi giorni comunque la testo. Wow, bella, mi piace, ve l'ho detto il prezzo, stava a 13,49 euro in offerta. Poi ho preso una terra della Revlon e questa è la Mega Bronzer 02 Warm. Eccola qua. E questa pure stava in offertissima a 3,74 euro, è un formato gigante. Adesso la apro e la vediamo insieme. Bellissima anche la trama della terra. Po' scuretta, però non sembra male anche questa. Quindi ho preso anche lei, questa super terra. E poi ho preso un set di pennelli della Duo Color, si chiamano, è un pack da 10 pennelli. Piccola micetta. Ok. Dentro sono così. Questo set di pennelli stava 7-10 pennelli, stava a 12,99 euro in offerta. Sono tutti sposi, quindi li tiro tutti fuori. Allora, nella scatola troviamo le istruzioni. C'è anche la descrizione di ogni pennello che troviamo appunto nel kit, per come utilizzarlo. Sono 4 Davito e 6 per gli occhi. Bellissimo il pack con il viola. Adesso li apro così ve li mostro uno a uno. Che bello che è. Manico ergonomico. Le setole sono sintetiche, ma sono davvero morbidissime. Quindi questo è il primo, è lo 01. Poi andiamo in ordine, lo 02. Quello penso che sia adatto per le polveri, per la cipria, insomma. Poi
Questo ha le setole un po' più fitte, lo 02, quindi è adatto anche per i fondi liquidi. Lo 03 è sempre per polveri, ma è più piccolino, è più meno ampio dell'1, come potete vedere. Quindi magari per l'illuminante o per il blush va benissimo. Poi lo 04, questo volendo si può utilizzare anche per il correttore o anche volendo per il blush, perché è tagliato, o anche per il contouring con le creme si può fare con questo. Essendo tagliato definisce meglio l'applicazione del prodotto. Poi vediamo se hanno i numeri anche loro, sì, quindi passiamo al 5 per gli occhi. È un ombretto da... È un pennello da sfumatura, quindi questo è il numero 5. Questo che sarà il 9, mi sa. Ecco il 6, sempre per ombretto ma a lingua di gatto, ma leggermente più fitta. In questi giorni li provo. Il 7, sempre lingua di gatto, ma meno fitto, è più da precisione, più per gli ombretti. Vedete la differenza? Poi 8, io questo qua, questo tipo di pennelli qua, lo utilizzo sia per mettere i punti di luce nell'angolo interno o per andare a sfumare comunque la rima inferiore. Lo utilizzo per quello. A penna. Poi c'è il 9 che è doppio, due lingue di gatto piccolissime, quindi di precisione, una più piccola dell'altra. Questa potrebbe essere utilizzata anche per creare linee di eyeliner. E poi c'è il 10 che è sempre doppio, quindi alla fine è come se fosse un 7 da 12, e troviamo quello obliquo. Io utilizzo tantissimo questo per le sopracciglia e anche il pettinino sempre per le sopracciglia, quindi un bel set completo per viso e occhi. Adesso andiamo ad aprire la mystery box e vediamo quali prodotti contiene al suo interno. Questa l'ho ricevuta in omaggio. Altrimenti mi sembra che viene 29,95 euro. Non so se si può acquistare. Quindi ci sono all'interno 5 prodottini. Prendo il primo, che è una palettina. Spero non sia come quella della... Forse i colori sono diversi, meno male. Cioè, come... Vi faccio vedere quella che ho trovato nella box. Il pack è uguale identico. Però vedete, cambiano le colorazioni, perché questa che abbiamo trovato ad Halloween era Soft Luxe e i colori all'interno erano questi, li sto utilizzando in questo periodo, mentre questa si chiama Soft Radiance. A toni più autunnali. Faccio vedere la differenza con quella. Quando l'ho vista per attimo mi ha preso un colpo, ho detto di la stessa palette, invece sono diverse, meno male. Vedete? Queste sono più rosa. Quindi, carina. Facciamo qualche swatch anche qui, anche se ho le dita un po' sporchine. Che bello questo bronzo. Wow. Facciamo questo bel verde e questo. Belle. Eccole qua. Molto molto bella anche questa. Poi, quindi questo era il primo prodottino della Mystery Box. Questo cos'è? Della Wibon, il Doll Lip Lipstick nella colorazione 2 Ready.
un rossetto della Weibo, così provo anche, ho la matita, provo anche il rossetto. Carino anche il pack. Il pack è rosso, molto natalizio, e rosso, e come si dice, laminato. Wow, no, ma è bellissimo. Ma quanto è bello. Ma spettacolare, ragazzi. Ma che bello che ha. Cioè, è meraviglioso. Bellissimo. Complimenti, Weibo. Cioè, fantastico, quindi il secondo prodotto della Mystery Box ci piace. Terzo prodotto, che cos'è? Wow, no, vabbè, della Magliani è una cialdina di un ombretto spettacolare e si chiama Bijou. Cioè, io spero che riesca a rendere in fotocamera quello che è. Cioè, meraviglioso. Qui si vede il nome. Madonna, quanto è bello. Questa la metterò in una palette magnetica. Faccio vedere prima così. Questo per le feste è spettacolare. È cremosissimo. Oh, che bello. Adoro. Io ultimamente mi sto truccando pochissimo. E questo sulla palpebra mobile con il mascara, con un po' di anche con una linea di eyeliner, lo trovo perfetto, bellissimo. E penso che si può utilizzare anche come illuminante. È bellissimo, cioè, i primi tre prodotti stupendi, cioè meravigliose queste mystery box, non me ne farò più scappare da Pin Panda. Ok, poi il quarto prodotto, che cos'è? Pin Panda, mi sa che è uno di quei braccialetti o comunque elastici per capelli con scritto appunto Pin Panda I love you, carino, bello anche il colore rosa. E poi ultimo prodotto della Revolution, i patch per gli occhi, troviamo, e sono 5 paia e sono antiossidanti e con vitamina E, che fanno sempre comodo durante le feste. Quindi, che dire, anche questa volta non ci ha deluso la Mystery Bag. Come al solito non so dirvi se è uguale per tutti o se cambiano ogni volta. Comunque 5 prodotti bellissimi, i patch per gli occhi, l'elastichetto per i capelli con Pin Panda, questo ombretto che può essere utilizzato anche come illuminante, bellissimo, super luminoso per le feste, è fantastica, fantastico, un rossetto rosso, ma come ha fatto è davvero stupendo, con tutti questi glitter della Weibo, bellissimo. Poi cos'altro abbiamo trovato? Ah, e la palettina, un'altra palettina come quella che abbiamo trovato già nella mystery bag, e per quanto riguarda Halloween. Quindi, che dire, è sempre una gioia scoprire queste mystery bag. Grazie Pin Panda, non vedo l'ora di vedere la prossima cosa troveremo. Sicuramente penso o alla Befana o sicuramente a San Valentino, non vedo l'ora, me la lascio scappare per nulla. Grazie a Pin Panda e io spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate anche di questa mystery bag. Io vi mando un bacione, vi ricordo di iscrivervi cliccando al tastino che trovate sotto il mio video, attivare la campanella, condividere il video per far crescere il canale, mettere un bel like, fatemi sapere cosa ne pensate, vi aspetto su Instagram. Vi mando un bacio e al prossimo. Ciao! Feel just like a rock star.